Mi hanno dato un biglietto, mi sono presentato alla portineria e mi hanno accompagnato nel reparto dei lattonieri e lì io facevo il garzone, poi pian pianino e mi sono fermato. Si cominciava dal prototipo in avanti. Nei lattonieri praticamente passava tutta la parte metallica, passava dei lattonieri, tutta roba in lamiera e lavoravamo tutto alla carpenteria, senza stampi, senza niente. Finale una bellissima cittadina. Prima c'erano molti pescatori. E poi la Piaggio praticamente ha assunto tutto, eravamo tutti alla Piaggio. Con una lamiera mettevo lì su una cosa, con un massuolo, battevo tutto in modo che pian pianino formavo il musone dell'aereo. Quando sono entrato c'erano dei lattonieri, noi eravamo garzoni e pian pianino l'abbiamo rubato il mestiere. Forse di stare lì si imparava, poi c'era l'ambizione di sapere fare, perché poi tra l'altro la paga era molto migliore se sapevi lavorare. Ogni anno aumentavano la paga, magari 10 centesimi sembrava tanto, ma si accontentava così. Il caporeparto segnalava che quell'operaio lì è molto bravo, allora la direzione aumentava. Per esempio avevi una lira, facevano una 10, una 20, secondo me. Il fasciame dell'aereo, la mia era 3 metri. Allora c'era martelletti che per spianare e bisognava esserci in due. C'era il maestro e noi garzoni ci arreggiavamo la lamiera. Lì a finale praticamente eravamo tutti lì alla piaggia perché la scuola fuori dalle elementari era difficile che frequentassero un'università. La guerra alla piaggio l'hanno spostata una parte a Alba, una parte a Ceva, una parte a Trinità. Io mi avevo sbattuto a Ceva. C'era una caserma dei militari e dormivamo lì. Mangiare c'era la mensa, ma il brutto era che un giorno comandavano i tedeschi, un giorno i partigiani e non sapevi, ma era sempre una gran paura addosso. Poi i bombardamenti ne arrivavano continuamente. Noi lattonieri eravamo in pochi, perché più era rimasto a finale, ma non so a finale cosa facevano. Un aereo solitario, lì alla Caprasopa ha buttato due bombe lì fuori così. Più che l'aereo, la marina. Un giorno è venuto un cruciatore, si è messo a bombardare quelle pallotte sibilavano e piccavano contro la montagna. Poi pian pianino siamo rientrati e sì, continuavo a fare il lattoniere. Poi sono diventato capocottimo. Avevo 12-13 ragazzi, tra ragazzi e ragazze. Tra l'altro una che poi è diventata mia moglie. Lavoravamo a Cottimo. Perché quel cottimo si guadagnava, se riuscivi a mandare una bolla in vantaggio, erano tutti i soldi ti entravano in tasca. Sarà stato nel 47, 48, perché subito, tra l'altro subito, quando ha fatto l'armistizio, l'aeronautica ha dovuto distruggere tutti. Difatti noi, tutti gli aerei che avevamo, abbiamo dovuto smontarli tutti. E la Piaggio ci siamo messi a lavorare i carri ferroviari.
e arrivavano delle gran lamiere tutte malfatte, le mettevo lì su un plateau e con un martello da 2 chili picchiavo tanto da spianarli. Abbiamo ben fatto dei bei aerei, avevamo fatto un aereo scuola, e poi ne abbiamo fatto un'infinità. Poi la Piaggio ha venduto il brevetto alla Germania. Abbiamo fatto il turbo elica all'808. Tutta sempre roba tutta a mano, niente roba stampata, perché ci voleva altro a fare gli stampi. Quando facevi un pezzo, specialmente il prototipo, ne facevi uno e non potevi stare lì a aspettare che facessero lo stampo, e facevamo tutta là a mano con dei legni 136 l'anfibio, e ne aveva anche uno un assi nel suo panfilo, l'808, il 130, ho lavorato sempre volentieri, e meno male, perché abbiamo sempre pagato i contributi. Adesso abbiamo tutti più o meno una buona pensione,